Bene, 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 bentornati su Gaming Galaxy. Oggi guida numero 2 a Dant Showdown. Aiuto, stavo per distruggere tutto qua. Se avete sentito una botta, era il mio schermo che si piegava. Ora, uno dei due. Ora, parliamo. La volta scorsa abbiamo parlato dei libri, delle Bloodline, quindi della Bloodline, di quello che andiamo a sbloccare, dei prestigi. Quindi ho dato un'infarinatura iniziale sul primo impatto di che cos'è Ant Showdown. Ebbene, Ant Showdown, come tutti sappiamo, è un FPS, e di conseguenza l'FPS in sé è basato su A, la nostra skill, soprattutto Ant, e B, soprattutto sul nostro equipaggiamento. L'equipaggiamento del nostro cacciatore, che si divide in tre: la vita in primo luogo, le armi in secondo e i tratti nel terzo. Chiaramente questo è un hunter di livello 0, quindi di livello 1, non ha tratti, è un free hunter, quindi non l'ho neanche pagato, e ovviamente devo andare a recuperare quello che è l'equipaggiamento. Ci sono due stili di pensiero. Il primo è entrare, se si ha pochi dollari nell'inventario, è trovare un hunter che ci piace, comprarlo ed entrare direttamente con quello, senza andare a spendere per consumabili, tools o armi varie ed eventuali. Chiaramente ci sono molte volte che gli hunter vi vengono dati durante il reclutamento già predisposti per fare una determinata cosa. C'è chi ha le balestre e le armi silenziose, quindi un hunter molto silenzioso, altri hunter che hanno fucile a pompa. Beh, ce ne sono di svariati motivi. Che cosa dobbiamo fare e ovviamente come dobbiamo scegliere in teoria il nostro hunter. Innanzitutto la prima cosa da vedere è la vita in sé. La vita fa tanta differenza nel gioco per il semplice motivo che quando venite picchiati da zombie, prendete fuoco, vi mettono alle strette, magari prendete un colpo, eccetera eccetera, la vita è fatta da vari spezzettini, vari pezzi in realtà, quelli piccoli e quelli lunghi. Per avere, diciamo, la vita più facile, ok? Mettiamola così, è la vita più facile, bisognerebbe avere come primo tratto, quindi quello sulla destra, lungo, per il semplice motivo che normalmente quello lungo non riescono mai, soprattutto gli zombie, a levarlo completamente. Quindi se per caso state combattendo, che ne so io, contro dei cani che vi assaltano, vi feriscono e quindi andate in sanguinamento, sicuramente riuscirete ad ucciderli prima che questa barra lunga venga tolta, e di conseguenza potrete curarvi senza spendere first aid kit o il vitality shot. Semplice semplice. Tutte le altre barre sono a vostro piacimento. Il miglior set di vita che potete trovare è lunga, corta, lunga, corta. Questo è il miglior set di vita che potete trovare. Quindi se vedete un hunter durante il reclutamento che ha le due barrette di vita alternate, quindi lunga, corta, ok, a quel punto potrete andarlo a recuperare e sarà sicuramente uno degli hunter migliori che potrete prendere. L'altra cosa che dovete vedere durante il reclutamento è chiaramente che armi hanno. I Tier 2 normalmente hanno due consumabili e due tool, quindi due tool e due consumabili, e anche due tratti, mentre i Tier 3 sono sicuramente vestiti in maniera molto diversa, sono molto più mimetici e hanno ovviamente anche loro le due armi, che di solito sono molto più costose delle altre, hanno tre tool e un consumabile, ma soprattutto hanno tre tratti. Per andare a recuperare un buon hunter dobbiamo vedere chiaramente che tratti hanno addosso. Prendiamo l'esempio Determination e Doctor. Questo è un ottimo hunter perché è già in grado da solo di curarsi in maniera migliore col First Aid Kit e soprattutto ha una recupera della stamina, se state correndo, molto più veloce. Appena voi vi fermate si recupererà molto più velocemente la vostra stamina. Questo significa che se voi andate in giro col coltellino a uccidere gli zombie e ne uccidete 3 e ne avete altri 5 davanti, basterà fermarvi e farle rivenire contro per riavere la stamina e per tirare i colpi molto più veloci. Questo per esempio come Tier 3 non è male, perché ha un Gator Legs che è sempre utile per andare in acqua molto più velocemente, un Pack Mule che in questo caso è utile, no, in realtà no, non è più utile questo tratto, una volta lo era, e chiaramente Doctor, che è
anche qui il tratto che ci serve per curarci in maniera migliore. Questo invece Tier 2 è nettamente inferiore a quest'altro per il semplice fatto che Ghoul è un buon tratto, quindi noi potremo recuperare la vita da un Hunter morto quando lo andiamo a derubare, ok? Ma sfortunatamente questo tratto, che è il veleno di durata ridotta, non serve quasi a nulla. Sono rare le volte che si viene avvelenati, anche perché per essere avvelenati bisogna prendere o le Hive Bomb o le Hive o i vermettini del Mithead, e di conseguenza è un tratto che può essere preso in un secondo step, in una seconda mandata. Non è necessario averlo subito all'inizio. All'inizio sicuramente questi due Hunter saranno più performanti di questo. Una volta che noi abbiamo scelto il nostro Hunter e abbiamo magari preso un Hunter di livello 2 o livello 3, io in questo caso ho livello 0, andiamo a scegliere l'equipaggiamento. Tralasciando l'equipaggiamento, quindi le due armi principali che noi abbiamo, che quelle sono a vostra discrezione, io non vi potrò mai dire nulla sulle armi che andate ad utilizzare, vediamo un attimino quello che sono l'obbligatorietà dei tool e l'obbligatorietà dei consumabili. Per quanto riguarda i tool, sicuramente il First Aid Kit è obbligatorio da portarselo dietro, ce l'abbiamo fin dal primo livello ed è sempre necessario averlo dietro. Per quanto riguarda invece coltello e tirapugni, anche questi due sono, diciamo, obbligatori da avere. Uno serve per gli zombie, uno serve per i nostri bellissimi incendiari. Non so come li chiamano in italiano, ma io li chiamerò incendiari in italiano perché almeno li capite. Beh, sono quei ragazzoni che se gli sparate e utilizzate il coltello esplodono in fiamme. Non belli. Come quarto tool, normalmente io vi direi di portarvi dietro un concertina trip mine o direttamente i decoy. Questo vi servono perché i decoy, prima di tutto, li potete utilizzare per distruggere, per esempio, le lanterne sopra i cani, quindi evitare di far casino, o anche fare rumore in un determinato posto dove non siete lì e quindi distrarre le persone. Succede, potete anche distrarre gli zombie con i decoy, quindi se per caso c'è un Mithead o comunque degli zombie che volete attirare da un'altra parte senza essere sgamati, vi basterà lanciare un decoy da una determinata zona e gli zombie si dirigeranno verso quella zona. Per quanto riguarda invece i consumabili, sicuramente i due consumabili vanno sfruttati per i Vitality Shot, non i Weak, i Vitality Shot sono questi cosini che costano 65. Bisogna averne sempre due dietro, questo perché durante uno scontro il Vitality Shot è necessario da utilizzare se venite colpiti, ed è la cosa migliore da utilizzare al posto del First Aid Kit. Gli altri due consumabili sono chiaramente a vostra discrezione. Quello che vi posso suggerire io è avere una dinamite e un qualcosa che dà le fiamme agli avversari può essere sicuramente un ottimo modo per partire. Ultima cosa, per i tratti ve l'ho già spiegata, la vita ve l'ho già spiegata, in realtà questo è la base di quello che può essere il vostro Hunter. Chiaramente poi potrete decidere voi stessi come costruirlo e portarvelo dietro, soprattutto con le armi, magari andando a intrecciarvi con i vostri compagni di squadra, magari chi ha l'arma lunga, chi ha l'arma corta, chi ha un fucile a pompa, chi ha un'arma one shot. Dovrete vedervela voi. Se giocate in solo, stessa identica cosa. Ebbene, questo è quello che può essere un vostro Hunter. Come ultima cosa di questo video, andiamo a vedere, ve l'avevo promesso, come si uccidono i vari zombie comprensivi di boss. Iniziamo col Grunt. Colpo in testa, il mostro va giù. Armored, tre colpi con un melee, che siano da taglio o da punta, quindi le baionette o i coltelli. Tre colpi ben assestati e l'armored va giù. Hive, sulla destra c'è una bellissima testa, basta sparare la testa e vanno giù come i Grunt. Immolator, non sparategli, non utilizzate coltelli o baionette perché queste cose esplodono, dovete utilizzare il tirapugni o l'arma come contundente, quindi tutto ciò che è contundente potete utilizzarlo contro l'immolator. Mithead, questo è il più bastardo di tutti, è forte quanto un boss, è più bastardo di un boss, per due semplici motivi. A, se vi avvelena questo coso corre al doppio della velocità per inseguirvi, quindi se uno dei suoi vermetti vi avvelena, questo coso vi corre all'impazzata dietro,
al doppio della sua velocità, quindi cercate di utilizzare muretti per cercare di mettere distanza tra voi e lui, perché questo coso con due colpi vi uccide. Come ucciderlo? Bombe o utilizzare i barili esplosivi, oppure tanti proiettili. Hellhound, colpi in testa, anche qua ricordatevi sempre che in ogni gruppo c'è un cane che ha la maschera di metallo e non potete sparargli in testa, quindi colpi in testa ai suoi compagni e poi andate di corpo a corpo, semplicissimo, un colpo e vanno giù. Water Devil, questi sono un po' più complicati e c'è da fare un discorsettino di più. Water Devil li potete shottare con un fucile a pompa, semplicemente, ma se volete passare in acqua e non volete farvi aggrare, o per meglio venire a rompere le balle, potete sparargli un colpo con qualsiasi tipo di arma e attraversare l'acqua senza alcun problema. Il Water Devil rimarrà dove gli avete sparato, quindi non vi aggrerà, ma avrà paura ad arrivarvi contro, semplicemente. Quindi questi erano gli zombie. Andiamo a vedere i tre boss. Assassino, l'ultimo dei boss inseriti, è debole ai melee e al fuoco, va in giro a blatte, non abbiate paura, non vi fa tanti danni, vi mette solo del bleeding se vi colpisce. Quindi due colpi di melee e ve ne andate, lanterne e gli fate un sacco di danni. Butcher, come ucciderlo? Semplicissimo, con le melee, le trovate veramente ovunque attorno a lui. Potete utilizzare i martelli, le accette, qualsiasi cosa vi capiti come melee va benissimo, anche le baionette, due colpi di melee, vi allontanate, vi fate inseguire un po', recuperate la stamina, due colpi di melee e ve ne andate. Così facendo evitate rumori molesti con armi varie ed eventuali, se per caso trovate il boss subito all'inizio, e soprattutto lo uccidete molto molto velocemente. Lo spider è il più bastardo da uccidere perché è molto debole al fuoco, ma ha anche il movimento triplo di tutti gli altri, quindi quando va in rage state attenti perché sto coso vi salta addosso. Se vi salta addosso, spero che abbiate un vostro compagno che vi dia una mano e che lo possa distrarre in qualche maniera e modo. È debole comunque al fuoco, tantissimo, molto di più dell'assassino, e ai fucili a pompa, quindi se avete un fucile a pompa gli andate di fronte e gli sparate direttamente in faccia, in mezzo a questi due bellissimi aculeoni che ha. Bene, questi erano i mostri e come ucciderli. Per quanto riguarda l'Hunter vi ho spiegato come funziona, noi ci vediamo con il prossimo video per finire, dare una rifinitura a tutto quello che è il mondo di Hunt Showdown. Ciao a tutti!